In questo corridoio è conservato il catalogo Paciaudi. No, già non va bene. No, già non va bene. Ciao, sei su QBTV? Seguici su Facebook, Instagram, YouTube e sul nostro sito qbtv.it. Quello che vi mostro oggi è una piccola curiosità. Siamo in una zona non accessibile al pubblico, che si può solamente sbirciare e intravedere. In questo corridoio è conservato il catalogo più antico per i volumi a stampa della Reale Biblioteca Parmense, l'attuale Biblioteca Palatina. Il catalogo, chiamato Catalogo Paciaudi, prende il nome dal primo bibliotecario, Paolo Maria Paciaudi, che vedete raffigurato qui alle mie spalle. È il 1 agosto del 1761 quando Paciaudi viene nominato da Don Filippo di Borbone bibliotecario e antiquario e riceve l'incarico di formare una biblioteca di pubblica utilità, dopo che Carlo di Borbone aveva portato con sé a Napoli tutte le raccolte farnesiane. A questo punto Paciaudi è davanti a un compito molto arduo, deve costituire una biblioteca pressoché dal nulla. Quindi guarda con interesse prima i cataloghi delle più importanti biblioteche, si affaccia anche al mercato antiquario e corrente del tempo, scegliendo oculatamente alcuni pezzi. Attinge anche a porzioni di biblioteche private o biblioteche personali dei familiari della casa regnante e attua anche un'accurata politica dei doni e degli scambi, soprattutto per quanto riguarda i libri provenienti dai conventi soppressi. Si tratta di un catalogo molto singolare. Come potete vedere, sono delle cassettine che contengono delle piccole schede dove viene riportato il nome dell'autore, il titolo, le note tipografiche, anche la collocazione fisica del volume e la materia trattata. A volte ci sono anche delle informazioni in più, per esempio sulla rarità dell'esemplare, e possiamo trovare delle schede corredate anche da illustrazioni, quindi molto più di un semplice inventario. Questo qui in realtà è il risultato di un lavoro compiuto da Paciaudi di ricerca, di approfondimento e di studio, che è testimoniato da numerose minute e bozze qui presenti. Queste bozze poi venivano ricopiate dai copisti del tempo su queste schede. Tra queste ricordiamo il calligrafo Giacomo Francini. Questo catalogo viene definito dal Paciaudi mio suavissimo e caro lavoro. La scelta di questo catalogo di derivazione francese risponde a un criterio funzionale. In questo modo, infatti, si poteva accrescere e arricchire la raccolta aggiungendo delle schede man mano che veniva acquisito un nuovo libro. Non solo, il distributore poteva portare con sé la scheda dove aveva tutte le informazioni utili a identificare il volume richiesto. In realtà questo modello avrà nell'Ottocento grande successo, sappiamo infatti che si diffonderà il catalogo a schede mobili, il catalogo a staderini, ma al tempo del Paciaudi invece non venne compreso, era una scelta abbastanza insolita, prima si utilizzavano i cataloghi in volume, non i cataloghi a schede, e quindi attirò su di sé numerose critiche, numerose polemiche, causando a Paciaudi non pochi problemi, ma in realtà questa è un'altra storia. QBTV